300 grammi di acqua. Un misurino e mezzo di sale. Grammi di farina, che ho miscelato 2,50 di farina 00 e 2,50 di farina 0. Un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio di olio d'oliva, grammi di lievito di birra fresco che vado a sbriciolare. Farò l'impasto di 45 minuti e nella mia macchina corrisponde all'impasto per pizza. Farò amalgamare un po' questo, poi inserirò dei semini. Siccome in questo programma di 45 minuti non c'è il bip per inserire gli ingredienti, mentre nel programma quello che impasta e lievita e dura un'ora e 40, in quello mi dà il segnale sia per inserire altri ingredienti eventualmente e anche per togliere le pale. In questo caso no, non ci sarà, quindi io farò impastare un po' e quando inizierà a fare il secondo impasto inserisco anche i semini. Intanto avviamo. Poi andrò ad inserire i semini di girasole e i semini di lino. Saranno circa 90 grammi. Ho fatto più o meno 45-45. Ecco, è già arrivata alla prima lievitazione, perché questo programma comprende due impasti e due lievitazioni brevi, quindi adesso dopo questa ci sarà il secondo ed ultimo impasto e io li inserirò gli semini. È partita con la seconda ed ultimo impasto e adesso io vado a inserire i semini. L'impasto durerà 10 minuti, mi pare all'incirca, e poi farà altri 10 minuti di lievitazione. Quindi lasciamo impastare. Nel frattempo abbiamo preparato la teglia. Ho messo un filino di olio sotto, la carta oleata sopra e un altro filino di olio sopra per facilitare per stendere. Il programma è terminato, ho lasciato altri 10 minuti nella macchina, adesso lo tiro fuori e lo vado a pesare. L'impasto pesava sulle 900 grammi. L'ho diviso in due, più o meno in parti uguali, e adesso vado a stendere il primo panetto. Ci aiutiamo con un po' di olio sulle mani. Ho steso i nostri panetti con i semini. Adesso vado a mettere un po' di mozzarella. Lascerò così bianca e metterò soltanto un po' di mozzarella e di tonno.
poi andrò a cuocere e la taglierò a pezzettini piccoli e li metterò a tavola come antipasto. Adesso vado a mettere il tonno. Mettiamo anche un po' di origano, giusto un po', una spolverata. E un filino di olio. A questo punto li lascio riposare 20, massimo 30 minuti e poi andiamo a infornare. Preriscaldiamo il forno a 220 gradi e prima di infornare lo abbasseremo a 200. Siamo pronti per infornare la prima. La prima è pronta. Andiamo a tagliare e nel frattempo facciamo cuocere l'altra. Molto sottile. La nostra focaccia con semini nell'impasto è pronta. Ecco un'altra idea per un antipasto facile e veloce, ovviamente da aggiungere ad altro. Qua si vedono anche i semini.